Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare qualcosa di un po' particolare. L'avrete già visto dal titolo del video, quindi non c'è neanche bisogno che io stia qui a far finta di creare. Oh mio Dio, che cosa farò in questo video? No, già l'avete visto, ve lo ripeto anche adesso. Mi trucco praticamente con i prodotti di make-up più vecchi che ho trovato all'interno della mia collezione. Ci sono delle cose che non sono così tanto vecchie, ma altre cose che hanno gli anni della pietra. Tra poco vedrete di che cosa sto parlando. Non c'è neanche bisogno che chiacchieri troppo, iniziamo ad applicare i prodotti e poi man mano chiacchieriamo. Diciamo che utilizzare come prodotti di make-up delle cose così tanto vecchie non è proprio tanto indicato, nel senso che potrebbero essere prolificati tanti batteri su quello che sto per utilizzare, però facciamo finta di niente, rendiamo questo video un po' diverso da tutti quelli che si vedono sul canale e proviamo qualcosa di diverso. Prima di tutto andrò ad utilizzare un fondotinta. Questo non è vecchio, ce l'ho boh da un annetto o qualcosa del genere, però siccome avevo già fatto una ripulita dei fondotinta, questo è quello più vecchio che ho trovato. Credo, poi in realtà ce ne sono alcuni che ho acquistato nello stesso momento. Comunque, questo è uno dei più vecchi del HD Liquid Coverage Foundation di Catrice. Lo stendo con una spugnetta, è davvero da tantissimo tempo che non utilizzo questo fondotinta. Infatti, sono curiosa di vedere se mi piace ancora, se ho cambiato idea, che cosa ne penso, insomma. Anche se dopo questo video mi andrò a struccare, anche perché sinceramente è una domenica sera. Quindi non è che ho da fare nulla di particolare, anzi devo andare a montare questo video. Come correttore, il più vecchio che ho trovato, purtroppo, diciamo che non ho tanti correttori così vecchi, è uno degli Instant Anti-Age che in realtà è, diciamo, di un colore che non è proprio adatto a me, quindi è l'unica cosa che sono riuscita a trovare. Calcolate che non vi metterò neanche il link delle cose qui sotto perché sono tutte cose talmente vecchie che in realtà non esistono più, guardate quanto è più scuro. Fisso tutto con la cipria HD di Make Up For Ever. Questa cipria in realtà non mi è mai piaciuta così tanto su di me, nel senso che mi asciuga un pochino troppo il viso e tende ad ingrigirmi un po' le occhiaie. Ci sono tantissime persone che adorano questa cipria, però io non sono mai riuscita ad utilizzarla e diciamo che per lavoro non l'ho mai usata perché è una cipria micronizzata in HD, che se ne usate un po' troppa tende a fare il flashback e capite che per spose, cerimonie particolari non è proprio l'ideale, insomma, cioè non si torna indietro. Praticamente ho il viso bianco e il contorno occhi giallo, forse voi neanche lo vedete fortunatamente con queste luci, facciamo finta di niente e andiamo avanti applicando questa terra di Elf che credo è stata uno dei primi prodotti che io abbia mai avuto nella mia vita ed è questa terra fatta così che in teoria è praticamente due quadretti di terra, un blush e un illuminante. Ma se voi li prendete così, diciamo, non si vede neanche la differenza. E poi diciamo che non è che scriva così tanto, guardate, cioè praticamente non scrive niente. Vado così a grattare con il pennello, batto leggermente via l'eccesso e poco si vede, cioè non fa davvero nulla. Ok, visto che questa terra è praticamente come non applicarla, io ho capito il motivo per cui la utilizzavo, perché non si vede nulla, quindi era praticamente a prova di errore. Prendo quest'altra palettina qui, che è un trio di terra, blush e illuminante, se riesco ad aprirla, della linea I Heart Makeup, ed è fatta così. Sono sicura che in tantissimi avevate questa palettina perché credo sia stata abbastanza famosa. Questa, al contrario, credo sia molto pigmentata e anche molto polverosa. Alla fine diciamo che non è neanche così tanto male, però di certo non è una terra che utilizzerei per tutti i giorni, anche perché ci sono stata un bel po' per ottenere questo leggerissimo risultato e sono sicura che in un paio di ore è un prodotto che spolvera facilmente via. Prendo anche il blush, utilizzo lo stesso pennello. Utilizzo anche l'illuminante che è a base rosata, non ricordo minimamente nulla di questo illuminante, se sia più o meno scrivente, sembra solo tipo bianco, sembra di applicare un ombretto
bianco leggermente satinato. Oddio, no, in realtà un po' è luminoso, però essendo a base tanto rosa e così chiaro, ingrigisce parecchio la pelle. Passiamo alla star di questo tutorial. So che non vi aspetterete mai qualcosa del genere, ma guardate che cosa ho qui, una chicca. Questa qui è una palette che mia mamma usava quando aveva praticamente 20 anni, per truccare le spose che faceva lei. Ora vi starete chiedendo: ah, perché tua mamma è truccatrice? No, in realtà mia mamma è estetista, però se sapete bene, tanti anni fa, anche pochi anni fa in realtà, non c'era la distinzione tra estetista e truccatrice. La cosa c'è anche adesso, però piano piano le persone stanno iniziando a capire che c'è una differenza tra estetista, che è quella che si occupa di tutto e che in alcuni casi fa anche il trucco, ma non studia soltanto per quello, e truccatore, che è uno che studia soltanto per truccare. Niente, questa è una palette vecchissima che io ho sempre tenuto per ricordo e è molto molto usata. Mi ricordo che la utilizzavo quando ero bambina, ci infilavo le dita dentro, sapete quando i bambini provano a truccarsi e cose del genere. Però in realtà non l'ho mai più utilizzata e vi ripeto, ha davvero tantissimi anni. Proviamo a vedere che cosa esce fuori. Ora prendo il colore chiaro qui. Non mi ricordo se ho interrotto qualche discorso prima perché nel frattempo mi è squillato il telefono e quindi scusate se tante volte ho iniziato un discorso e non l'ho finito. Prendo comunque il colore chiaro qui, che dovrebbe essere un bianco, e lo metto. Non ho fatto le sopracciglia, mi ero dimenticata. Vedete quando non utilizzo i prodotti che conosco e che uso sempre, mi dimentico anche gli step. Vado a fare un mix di questi ombretti e cerco di realizzare in qualche modo le sopracciglia. Ok, credo siano venute un po' troppo scure, però non avevo a disposizione tanti ombretti, quindi vanno bene così. Ora prendo il colore chiaro e lo vado a mettere sotto il sopracciglio e qui sull'angolo interno dell'occhio. Praticamente il mio contorno occhi è giallo tipo Simpson in questo momento. Questo ombretto non scrive per niente. Ora prendo questo colore qui che è la cialdina consumata, quindi suppongo sia uno di quegli ombretti che piaceva tanto a mia mamma. E lo metto qui nella piega dell'occhio. È tipo una sorta di grigietto violetto, che devo dire si sfuma malissimo e anche tanto fallout. Poi vediamo, utilizzo un pochino del marroncino, questo qui, e vado a scurire la piega dell'occhio. Comunque, ragazzi, mamma mia, come sono cambiate le formulazioni degli ombretti in così tanti anni. C'è una cosa completamente diversa. Però devo anche dire che sono più scriventi di tanti ombretti che ho provato, quindi non saranno al massimo come sfumabilità, però come pigmento, diciamo, ci siamo. Sulla parte inferiore utilizzo sempre lo stesso marroncino, così magari non mettiamo troppi colori diversi, anche perché in realtà non è che ci sono così tanti colori che mi piacciono in questa palette, sembrano tutti ombretti un po' smorzarelli. Ora sulla palpebra mobile voglio utilizzare questo colore qui che è un ombretto di MAC e si chiama Humid. È stato uno dei primi ombretti che io abbia mai acquistato in generale. Non chiedetemi perché ho comprato un verde. Sono quelle cose che quando sei piccola dici: ah, che figo il verde! Poi lo compri e in realtà non sai come metterlo e ti fai due occhi come un pagliaccio perché te lo spiaccichi un po' così in giro con il dito senza saper sfumare e fare nulla. Ora con un pennello angolato metto all'attaccatura delle ciglia il nero, che secondo me uscirà fuori tipo un grigietto bruttarello. Ecco, neanche scrive più di tanto. Comunque credo di non avervi detto il motivo per cui ho tenuto questa palette. Non è per utilizzarla, ovviamente, non veniva usata da tantissimi anni. Semplicemente per me è un bellissimo ricordo, direte, ti tieni la palette per ricordo? Sì, mi fa, non lo so, un sacco piacere tenere questa palette per ricordo. Ad esempio, io sono una che non tiene niente per ricordo a livello materiale, però alcune cose in realtà mi fa piacere poi averle. Ad esempio, ho una borsa di quelle grosse dell'Invicta che andavano tantissimo tempo fa, che ci andava mia mamma in piscina quando aveva 18 anni. Giusto per farvi capire, e io ancora la utilizzo e mi piace tantissimo. Quella è una cosa che mi fa tanto piacere tenere ed utilizzare. Praticamente ho fallout ovunque, sono piena di nero qui sotto. So che voi non lo vedete,
ma sono piena di ombretto nero sul naso, sul contorno occhi. Adesso applico il mascara, anche qui ho una chicca, ho trovato in fondo al cassetto e ho dovuto davvero scavare per trovare questo mascara. Volume Attraction di Kiko, non so neanche se lo fanno ancora e non ho la minima idea di quanti anni fa io lo abbia comprato. Non so neanche se scriverà ancora perché sarà talmente asciutto che praticamente dallo scovolino non uscirà nulla. Ah, scrive invece. Non so che cosa mi prenderà dopo averlo utilizzato, perché sono quanti anni che è aperto. Ma non fa niente ragazzi, lo farò lo stesso. Come rossetto utilizziamo una cosa sobria proprio da tutti i giorni, e cioè un bellissimo rosso fuoco. Ho questa combinazione di rossetto che, se andate nei miei primi video di YouTube, probabilmente vedrete. Questa è una matita di Kiko numero 306 e questo è un rossetto sempre di Kiko numero 606 o 909, non ho idea quale sia il numero esatto. È uno di questi rossetti che esce così ed è un rosso, è di un rosso spettacolare. Utilizzerò questo anche se, vabbè, non lo so se si abbinerà così tanto poi con il trucco degli occhi. E voilà ragazzi, questo è il trucco terminato. Mi sembro un po' Mortizia con questo trucco e queste labbra. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia. Ma la cosa che sono più curiosa di sapere è qual è il prodotto più vecchio di make up che avete nella vostra collezione. Andate a spulciare e poi scrivetecelo con un commentino qui sotto. Sono sicura che sarà divertente vedere che cosa esce fuori nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di spulciare all'insù, di iscrivervi e cliccare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video. Vi mando un grande bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!